Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Chef e Restaurant Tycoon Game, il titolo completo che lo trovate su Steam con questo nome. Andiamo subito a vedere delle opzioni, non c'è molto da vedere, non abbiamo la lingua italiana ma è solamente in inglese. Sono i controlli, ho abbassato un po' la musica e ho messo gli effetti al massimo, perfetto, apply. È una review e come tutte le review io non l'ho mai giocato e per la prima volta lo giocherò insieme a voi. Nuovo gioco, configuriamo il nostro personaggio. Allora, corpo, vediamo un po' qual è la differenza. Questo mi piace di più di quello là. Oh, grembiolino? Si può girare? No. Questo cos'è? No, assolutamente no. Io lo prenderei col... o col grembiolino, oppure chef, o così. Questo non mi piace, sembra... No, meglio forse questo. Ok, grembiolino, vai, abbiamo deciso. La testa, naturalmente, la faremo con il pizzetto, se c'è. Mi sa che non c'è il pizzetto. Ma veramente? C'è solo barbetta. Allora, intanto i colori dei capelli... No, nero. Esatto, ma questo, boh, ok, colore della pelle, la madonna, ma che colori c'ha questo personaggio? Ok, c'ha dei colori un po' strani, ok, questo, capelli, calvo, oppure, ah, cappellino, figo, non è male quel cappellino, eh. Oppure un mega chef. No, andiamo così. Però non trovo il pizzetto. Cioè, qual è la differenza tra questo e questo? Sono uguali. Questo e questo. Ah, perché c'è il... No, è uguale. No, signori. Questo con questo. È uguale. Non ha assolutamente... Non c'è assolutamente differenza. Vabbè. E abbiamo scelto questo. Come questo e questo sono uguali. Sono speculari, girati di qua, girati di qua, sì, sono speculari. Non lo so, vabbè. Poi, dettagli della faccia, cosa sarebbero? Ah, le gocce? No. Vabbè, dettagli faccia, espressione, vediamo un po', eh. Ma l'espressione è normale, perché deve essere affranta. No. Ah, questa già è un po' meglio, questa se ti giri da questa parte. Ok. Tra l'altro c'è qualche problema qui. Va bene, poi vestiti. Ah, quindi si può cambiare un po' tutto e allora andremo. Questo cosa sarebbe? Ah, il grembiule. No, il grembiule nero non si può vedere. E questo qui cosa sarebbe? Ah, i pantaloni. I pantaloni. Vediamo un attimo. Un grigino non mi dispiace, sai? Oppure bianchi, puli. No, faremo così, grigino. Un po' più sporchetto. Poi, difficoltà. Normale. Hardcore, relaxed sandbox. Normale. È una preview e la voglio giocare insieme a voi in modalità normale senza complicarci troppo la vita. Iniziamo. Seleziona o clicca su un distretto, sull'icona e nelle mappe. Allora, vediamo un attimo. Questo cosa sarebbe? Popolare, sì, infatti. 1300. Large kitchen, large coso. Large kitchen, large coso. Ok, ma così a buffo qualsiasi... posto scegliamo, va bene? Ah, questo costa poco. Media cucina è una grande sala. Io direi di iniziare proprio dal piccolo, in un distretto suburbano, e poi vedere dopo. La conformazione è... questo è gigante, no? Oh, questo c'ha... No! Questo ha le blatte. Questo cosa c'ha? Vecchia cablatura dei cavi. Noi perderemo un sacco di energia perché i cavi sono vecchi. Questo ristorante è trafficato nell'area, il quale è sempre pieno di persone che vanno e vengono.
significa che più persone saranno, arriveranno al ristorante. Cacchio, questo qua dovrebbe rendere tantissimo. Media cucina, ah, però c'è una piccola cosa. Vediamo questo. Questo c'ha problemi. Questo qua cos'è? Nearby fast food, ok, la rendita perché ci sono tanti fast food. Questo, 100. Ristorante avviabile in affitto. Piccolo, piccolo. Potremmo anche essere qua, però questo è un villaggetto piccolo. Non lo so, io sarei propenso a prendere questo, dato che siamo in una città... Cioè abbiamo una piccola cucina, cioè una piccola sala... Ma forse riusciamo a gestirla bene? Non lo so, proviamo. Rent. Ok? Sei sicuro che vuoi che questo sia il tuo primo ristorante? Potrei cambiarlo in seguito, ma spendendo tanti soldi, come per esempio il mobilio, le attrezzature e lo staff, diciamo che dopo comprarne un altro, diciamo che butterai via un sacco di soldi, va? Non ne varrà la pena, dice, comprarne un altro, ma non ce ne frega. Ah, guardate qua, non vi ricorda qualcuno che aveva gli incubi delle cucine? Ok, benvenuti nel mondo di Cooking Professional, è tempo di configurare il tuo ristorante, prepararti per questa grande avventura senza fine, addirittura. Eccetera, eccetera, eccetera. Iniziamo con l'arredamento e posizionare alcune cose tipo tavoli eccetera eccetera per non far mangiare le persone a dei cibi freddi sul pavimento, non credi? Iniziamo, certo, col tutorial, perfetto. Ricordati che la giusta area sullo schermo potrebbe apparire degli alert. Nell'area destra dello schermo potrebbero apparire degli alert. Punto. Sono differenti e ti dicono che praticamente ognuno di queste iconcine ha una specifica funzione e potrebbe essere capita cliccandoci puoi andare direttamente a cosa sta succedendo. Fai attenzione agli alert, va bene. A qualcos'altro? Iniziamo ad aprire il pannello dell'arredamento. Sulla destra troverai il pannello dell'arredamento, ok, sulla parte sinistra dello schermo. Ed è questo, chiamato come decorazione. Questa è la schermata dell'arredamento, dei mobilio. Tu necessiti di posizionare un bancone nella cucina, ma prima hai bisogno di cambiare un po' di, diciamo, di cambiare dalla modalità di pittura alla modalità arredamento. Con la modalità pittura tu potrai personalizzare il tuo ristorante come muri e pavimenti senza costo, cioè free. Cacchio, trova il bancone cambiando nella modalità di arredamento. Una volta che tu sei nella modalità di arredamento, cerca il bancone. Ogni volta che leggo counter penso contatore, infatti l'hanno messo con la C grande, e cliccarci. Per posizionare l'oggetto basta che tu lo trascini dove vuoi eccetera eccetera, le solite cose. Lo puoi posizionare con il mouse, puoi anche cambiargli il colore. Ok, dobbiamo posizionare quello, va bene. Prima di tutto però andiamo a vedere il nostro ristorante. Dunque, questa sarà sicuramente la cucina. Ok, Q ed E ruotiamo. E questa è la sala. Mi piace l'ingressino. Qui ci faremo la sala gigante, la prima sala. Qui ci faremo una sala diversa. Si può mettere un bar, lì ci farei il bar. Allora, vediamo un attimo. Prima di tutto, volevo cambiare il pavimento. Tanti è gratuito. Andiamo, faccio così. Si può? Questo oggetto non può essere sbloccato, ci sia un panel popolare. Ah, ok. Veramente brutto così. Cioè. Ah, horrendous. Bruttissimo. No, 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 no. C'è qualcosa che non... Oddio, che brutto. Va bene. Cerchiamo una pavimentazione. Questa era quella originale praticamente.
Ah, era questa quella originale. Vabbè, tanti. Non si spende niente. Muri, 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 muri. Fammi vedere questo. Verde o blu? Così è bruttissimo. Orrendo. Altri pareti? Cosa c'è? Oddio. Ma che è sta roba? Questi non sono sbloccabili, quindi quello più carino è questo. Sceglieremo un colore, tipo questo cos'è? Mi sembra troppo banale questo. Cioè, non ci entrerei mai. Oddio, sono vecchissimi sti colori. Cioè, vabbè, facciamo che, dato che siamo in periferia, verde speranza, rosso fuoco. Dai, facciamo questo qua neutro, dai. Vabbè. Questo qui cosa sarebbe? Ah, questa è la cucina forse. E infatti, la cucina la lasciamo così. Cioè, se noi facciamo una cosa del genere... no, brutto, brutto. La cucina deve essere chiara. Così. Perfetto. E questo qui che sarebbe? Ah, l'esterno. L'esterno... Oddio, muro distrutto così. Questo qua. Oppure che altri colori abbiamo? Bianco, bianco, pulito, bravo. Ok, andiamo nella parte... Eccolo qua, il bancone. Allora, questo qui non lo possiamo mettere in sala perché appartiene alla cucina, quindi dovremmo per forza metterlo in cucina. Allora, abbiamo il pass, però io non so se onestamente qua viene passata la roba. Allora, cerchiamo di organizzare la cucina, perché vedo che ci sono un botto di cose da mettere. Allora, si può girare? Sì, col tasto destro lo ruotiamo. Allora, vediamo un attimo. Direi di iniziare da questo angolo. Ho notato che non c'è il bagno. E possiamo scegliere anche il colore. No, tutto cromato. Qua, perfetto, l'abbiamo posizionato. Dove, in questo bancone, lo chef preparerà le cose. Ora selezioniamo un fornello e lo posizioniamo in cucina. Il fornello dovrebbe essere 706, questo è figo. Questo costa 240, questo 680. Ah, questi cambiano solo le maniglie. Maniglie blu. Voglio questo. Sì. Ok, questo qui lo mettiamo... Ah, accanto non si può. Va bene qua. Perfetto. Abbiamo i fornelli, il tuo chef adesso può preparare tutte le ricette. Ok. Adesso dobbiamo mettere 6 tavoli dentro la sala, nella sala. Però prima di mettere i 6 tavoli io volevo vedere se... Questo qua è la friggitrice. Questo qui cos'è? Questa è la cottura a vapore. Beh, sì. E questo qui? Questa è la griglia. Signori, ma la griglia non ce la mettiamo, scusami. La griglia per forza. E questo qua per friggere accanto alla griglia. Esatto. Cioè, una cucina gigante è finita così? Ma veramente troppo grande sta cucina. Va bene, va bene, va bene, va bene. Poi, questo qua cos'è? Small kitchen tool. Ah, vedi che c'era il frigorifero. Mi sembrava strano che non c'era il frigorifero. Frigorifero. Questo cos'è? No, il forno a microonde non mi piace, lo odio. E iniziamo con i tavoli. Allora, i tavoli io preferirei... Allora, iniziare a posizionare i tavoli. Allora, naturalmente facciamo così, faremo un lato... Coppiette, un lato famiglia? Tipo... Perché c'è quella parte verde? Ah, possiamo metterlo qua così, vicino alla finestra? Così, in modo tale che le persone hanno un po' di aria. Con un bel po' di spazio. Poi prendiamo gli altri tavoli e cerchiamo di distanziarli. Perché odio, onestamente, i tavoli vicini. Ah, la parte verde secondo me è dove prende l'ordine il cameriere. Odio i tavoli vicini al ristorante. Quindi, se ce la facciamo di 3, vediamo. Si può togliere questo che ho appena messo? Sì, ok. 1 e 2.
Perfetto. Altro 2. Forse non ce la facciamo col tavolinetto piccolo, vediamo. Un po' vicino. 1 e 2. Stavo mettendo altri tavoli. Ora che hai messo dei tavoli, sentiti libero di aggiungerne altri e spendere ancora di più. Non sarà facile fare i soldi all'inizio. Ok, dobbiamo mettere delle decorazioni per renderlo l'ambiente più bello in base allo stile della, in base allo stile, al singolo stile. Tu puoi semplicemente muovere il mouse e le vari oggetti e vedere che stile hanno. Va bene, dobbiamo soddisfare il chipskate, cioè l'avidità, l'avido, il tirchio, la tirchiaggine. Più grande il ristorante, più accessori, quindi mobilio, dovrai mettere per soddisfare i tuoi clienti. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. L'ho capito. Ora, prima di... Ah, ma si poteva cambiare il colore. Vabbè, lasciamo stare. Ma solo questi? L'ultimo... Uno... E due, ce la facciamo passare lì? Sì. Anche se a questo punto forse mi conviene che questo lo buttiamo, questo lo dobbiamo girare e lo mettiamo qua a centro palla. Questa parte qui però non ci abbiamo niente, quindi la rendiamo disponibile per le famiglie. Uno e due. Perfetto. Allora, no, siamo ancora qua. Qui ci abbiamo i tappeti. Però non ho capito dove vedo... Vabbè, così. Mettiamo quello che vuoi. I tappeti in un ristorante non è così tanto bello. Al massimo possiamo mettere un tappeto qua all'ingresso. Tanto per... Tipo lo zerbino per pulirti un pochettino le scarpine. Ma... Diciamo che al ristorante... Cioè non è che ci vai per vedere il tappeto. Ci vai per mangiare. Vabbè, metteremo un tappeto qua. Il moltiplicatore, va bene, va bene, va bene. Qua, piante. Oh, allora. Vediamo un po'. Popolarità. Allora. Oddio, che brutto. Lo so, però... Dici che lo vuole. Vabbè, mettiamo... Un service da qualche parte, tipo qua. Poi mettiamo delle piante. Le piante, in teoria... Servono non solo agli angoli ma come decorazione. Quindi a questo punto, madonna, è un po' lenta la camera però. A questo punto io farei una, due piante, perché sicuramente qui non lo posso mettere. Aspetta, aspetta, oh. Ok, dice che la nostra tirchiaggine è alta abbastanza. E siamo tutti felici e contenti. Ok, vabbè, dal menu pannello puoi scegliere le ricette da servire al tuo, ai tuoi clienti. Ma prima volevo completare questo qua. Esatto. Onestamente mettere le piante vicino ai tavoli non mi sembra una buona idea. Questo non so cosa sia. No, l'orologio. Aspetta, aspetta. Aspetta, ma qua c'è... Ma che è sta roba? Oh? Ma come mai? Ma che cosa brutta? Vabbè. Ma è un po' squallido mettere l'orologio. Questo cosa sarebbe? Un quadro? Sì, è un po' squallidino mettere queste robe qua inutili. Tipo questo. Questo sembra tipo... Che sei a casa tua che fa ste robe? Oh. Va bene, dai. Mettiamo solamente un orologio. Dov'è la cucina? La camera è un po' lenta. Qua. Non ce lo fa mettere? Non gli piace lì. Ah, qui? Sì, sì, qua no. Qua, in questo muro non ce lo fa mettere. Peccato. Niente orologio. Anche se mi piaceva l'idea di mettere un orologio. Magari di un altro colore. No. Mi sa che è arrivato il tempo di non... Ah, ce l'ha fatto mettere. Vabbè. Dopo un po' ce l'ha fatto mettere. Ok, come si fa a aprire l'altro pannello adesso? Questa è la chipscake. Ah, i quadri. Questo mi piace, per esempio. Vedi, questo all'ingresso qui... Ma si può alzare, no?
Tipo, possiamo scegliere qualsiasi cosa. Ecco, questo astratto, così. Bello, così. Perfetto. Ok. L'ho fatto. Perfetto. Adesso ha detto dal menu, dal pannello del menu. Ah, open the menu panel. E qual è il menu panel? Character menu panel. Eccolo qua. Perfetto, è tempo di completare il menu con delle ricette. Senza, va bene, comunque, iniziamo. Dai. Cos'è che vogliono? Navighiamo nel menu, facciamo tutta la roba. Perfetto. Allora, questo non lo possiamo mettere perché ci manca il forno, ma possiamo mettere. No, le cipolle e il sasso di formaggio. Vabbè. Ah, questo è l'antipasto. Ok. Come antipasto ne scegliamo due con le tortillas di patates. Perfetto. Poi, cosa abbiamo? Piatto portata principale, spaghetti col burro. Che cosa triste. Fettuccine al freddo, facciamo stile italiano. No, no, no. Pasta al pomodoro. Cosa vuoi? Va bene, cambiando, diciamo, le ricette cambia anche la popolarità e questo si alza o si abbassa. Il ristorante è vegetariano, il meno 10%, spesso nell'area durante il giorno, 10% di popolarità. Va bene. Poi cosa abbiamo? Una griglia? Ce l'abbiamo la griglia? Possiamo farlo, scusami. Sì, perfetto. Quello è il secondo, toglierei questo e metterei quella con le patate. Tomato pasta. Facciamo due tipi. No, questo non lo posso mettere, diamine. Vabbè, due piatti di pasta è quello. Va bene. Questa cos'è? Ah, l'insalata. L'insalata, l'insalata. Insalata fredda, light. No, insalata fredda. E la light. Zuppe. A me non piacciono le zuppe. Mi fanno schifo. Io non la voglio la zuppa. Non voglio vendere zuppa. Poi, invece, come contorno, solo queste. Ma siccome non possiamo cucinarle, le saltiamo. E poi abbiamo i dolci come dessert. Che ci va la T. Dessert. O dessert. Dessert. Vabbè, quello che è. Tanti. Cos'è? Francese? Boh. Mettiamo una. Vediamo. No, biscotti assolutamente no. Mettiamo una torta di mele. Che ci sta? Si può fare? Sì, torta di mele. Ma c'hai tempi. Come bevande, discount cola, discount soda, mysterious blonde beer, cheap blonde beer. La mettiamo la misteriosa e la Coca-Cola. Acqua non ne vendono? Ora le persone possono ordinare qualcosa in questo ristorante. È tempo di assumere dei camerieri. Fino a quando tu non sarai occupato nella cucina, ma tu puoi anche più ricette, bla bla bla. Andiamo nello staff panel, che è questo. Ma io ancora non avevo finito comunque. Io farei due tipi di dessert. Due torte. Staff panel. Dove sta il staff panel? Forse era qui. No. Ah, è questo. Un po' strano l'iconcina. Qui possiamo assumere lo staff. Ok, due camerieri. Ci abbiamo Anastasia e Barbara. Ah, da qua si licenzia. C'è un maschio e una femmina? Barbara e Harper. Il nome Harper non mi piace però. Perfetto. Adesso dobbiamo aprire il ristorante. Per farlo andiamo sulle policy e le decisioni pannello. Pannello di policy e decisioni. Come tutti gli altri pannelli. Vabbè. Questo era lo staff. Ah, è questo. Ma questa che roba è, chef? Non lo so. Qui possiamo scegliere le varie policy e naturalmente le decisioni. Quando la decisione è avviabile, il nuovo pannello dell'alert. Vabbè, tutta roba da leggere, che più potete leggere pausando il gioco. Perché non continuerò più a leggere tutta sta roba, perché si è capito, va. Ok, skip tutorial, no. Ikoa Kitchen Furnishing. Ah, buono. Unit 50 progetto attivati questa decisione.
Che non so cosa sia Ikoa. Questo... Ah, apri il ristorante. Apri! Via! Allora. Ho aperto il ristorante. Il gioco è in pausa? Ah, ok. Ah, qui c'è il tempo. January. Questo non so cosa sia. Cheap happens. Invadendo la città. Si sembra che... No, non lo so. Ok, questo è il play. Quindi abbiamo... 1, 2, 3, no, ok, ci abbiamo 2, 4, 1, ok, la velocità. Questo sono io. Sì, sono io, tu, salario, attività, sta muovendo. Felice. E questi sono i clienti? Vediamo un po' come si stanno accomodando. Vedi la coppietta subito, le coppiette che arrivano. Questi sono... Oh, ma c'è gente fuori, cercano tavoli. Vediamo, belli però, mi piacciono i minion così, i personaggini. Perfetto, qui abbiamo 4 piatti serviti, cucina. Io ancora mi sto a grattare. Ma posso fare qualcosa io nel frattempo? O no? Tipo posso dirgli a lui fai qualcosa? Non posso far niente. Questo sta dormendo, questo sta facendo niente. Questo sta restando pure lui. L'energia. Il chef. Lui sta cucinando. Ah, perché pausa? Vabbè, ho cliccato e andato in pausa, va bene. Decisione avviabile, cosa? Che cosa? No, no, non lo voglio skippare flyers, ma tanta roba, non ce ne frega niente. Ok, se me ne vado qua c'è un po' di silenzio. Non si sente cucinare però. No, si sente solo il brusio della sala. Bla 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 bla, ma quando vado qui... Silenzio. La cucina non sente niente. Vabbè, sta cucinando un sacco di roba. C'è un problema. Almeno fammi dare l'ordine ai piatti, non lo so, un qualcosa, perché non sembra molto molto tycoon, cioè non sembra molto molto, cioè non so cosa gestire, cioè i piatti sono qua, ma nessuno li serve però. Ciccia, no, era qui, ma il piatto è scomparso qui. Vabbè, poi il vino. Ma questo è il cameriere. Non c'è il piatto, non c'è il piatto, non ti vedo il piatto in mano, vabbè, l'ha servito. Ok. Sta aspettando di essere servito, ha ordinato una pasta all'italiana col pomodoro. È una insalata leggera. Lui ha preso piatti. No, che peccato. Questo cos'è? Statistiche. Tanti soldi. Guadagnati 0. Va bene. Andiamo un po' veloci. Vediamo quanti ne riusciamo a servire. Io cucino come un pazzo. Perfetto. L'hai visto? Tu hai preso una review dal chef advisor, quindi dai critici. La most importante decisione dedicata al tuo ristorante. Ok, open chef advisor. Vediamo un attimo. E dov'è? Qua, chef advisor. Qui ti puoi imparare ancora di più da quello che pensano i tuoi clienti. Tipo, cosa vogliamo? Il prezzo, il servizio. Cosa fa? Vediamo il prezzo. Differenti idee hanno, differenti budget. Più alto loro pagheranno, più loro lasceranno commenti negativi. Vabbè, questo si sa. Ok, servizio, ambiente, what do now? Ok. Andiamo allo stat panel. Vediamo un po'. Marie ci visiterà di nuovo. Lei, a lei e piace. A Marie piace. E dice che è bello, abbastanza, lo staff sono abbastanza professionali. I prezzi non sono sorprendentemente bassi. E poi dice: ah, non sprecare il tuo tempo con cibi congelati. Vieni qui per la migliore esperienza della tua vita. Prezzi. Il food, il cibo non gli è piaciuto tanto. 3 stelle. Vabbè, non è un problema. Grazie mille, Marie. No, pausa però. Play. Qui c'è il porcello. Qui tu puoi vedere molte stat. Ristorante. Va bene, le classiche cose. Qua. I profili dei clienti. Ok.
Poi customer, gli ordini, Minseo Marie, recip e tutorial. Vabbè. Nuova review. Vediamo una... Ah, c'è la, quella di prima. Perfetto. Perché è in pausa? Perché si mette sempre in pausa? Perfetto. Quindi... di nuovo in pausa. Amo, play. Mettiamoli in due. Cioè... Che ore sono? Non lo so. Ci abbiamo un like. Una nuova review, attenzione. Yep, yep, fantastico. Mi piace a tutti il nostro bellissimo ristorante. L'unica cosa che non so è se noi dobbiamo... Cioè, si chiude da solo o dobbiamo essere noi a chiudere il ristorante. Questo cos'è? Option menu? No, non questo. Allora, è piaciuto, stavo ordinando. Perché qui c'è un sacco... C'è Iosa, eh? E non vedo che arriva la notte. Vabbè, sono tutti... Ah, l'energia forse devo controllare. Ok, andiamo a livello di velocità 4 e vediamo un po', eh. Non lo so, mi sembra un po' fine a se stesso, manca qualcosa, cioè... In questo momento sono fermo. Non c'ho niente da fare. Posso solamente guardare le altre review, gli piacciono tutti. 3 like. Va bene. Vabbè, vabbè. Stat, sto guadagnando. Io ho speso 4.000 dollari. Ultima, quanto ne ho guadagnata? Non si sa. 19 di 28, 21 di 28 posti occupati. Sta cambiando il tempo. Cioè, penso che questo indichi che fra poco arriva la notte. Pochi clienti, li serviamo tutti. Qua c'è il menu fuori. Oh, sta piovendo? Ma è bagnato qua. Effetto, l'ombra diventa bagnato, non ho capito. Ah, adesso c'è il serale, buono, ottimo. È strana st'ombra che cammina così, però . Ok, e magari ogni tanto i bidoncini puliamoli, eh. Cioè non è che posso fare tutto io. Ma che è la notte, è già subito l'alba, non lo so, ma se, non capisco. Non sto riuscendo a capire, però le persone sono molto 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 soddisfatte. 8 like. Sono a 3.000. Non capisco questo coso. Ok, vabbè. Sembra che tu stai prendendo ancora più popolarità. Non sta andando così male. È tempo di imparare alcune skill e aprire il character panel. Ok. Character panel. Ah, lo skill... 3. Va bene, spendiamo le skill. Dove voglio spendere le skill? Naturalmente sulla pasta. Sì. A meno che posso scegliere. Ah, posso scegliere tutto, ma siccome possiamo prendere nuove recip. Ma se noi invece scegliamo questo, lui ci dice che riduce il tempo. Questa tempesta sarà avviabile nella recipe. Ma se io prendo il livello 2. Vabbè, noi scegliamo la pasta perché vogliamo la pasta. Cioè. Ah, un altro ne posso scegliere? Bene, allora. Pasta e risotto? Lasagna. Signore, la lasagna. Cioè, non ci sono altre cose. Hamburger, assolutamente no. Poi cosa abbiamo? Stufato, meatballs. Roast, meat stew, no, ma la lasagna. Siamo italiani, andiamo di lasagna. Lasagna, e lasagna sia. Anzi, ti dirò di più, ne possiamo mettere altri 2 punti? No, ah, sì, un altro possiamo. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, grazie. Un altro, sono gli ingredienti, pannello ingredienti. E dove sta il pannello ingredienti? Ah, recipe editor, questo qua non lo possiamo cliccare. Ingredient panel, eccolo qua. Qui puoi prendere e spendere alcuni punti sugli ingredienti. Ma veramente? Ma diventi pazzo così? Broccoli? Perché c'è la stellina? Cosa vuol dire? Vabbè,
Non so che cosa voglia dire, c'è una frase tanto per farci ridere, però non so cosa voglia dire. I maccheroni riempiono la pancia, quindi io prenderei i maccheroni. Cosa vuol dire tre? Non ho capito. Tre? Tre stelle? Vabbè, tre stelle. Ne ho cinque. Pane? Pane, pane, questi sono carboidrati, vegetali. Come vegetali mettiamo i pomodoro e i pomodoro, che siamo italiani. Vai, ok, grazie. Io non ho capito a cosa serve questa roba qua, eh. Se voi lo sapete, fatemelo sapere nei commenti. Questo invece è insoddisfatto. Perché è insoddisfatto questo? Non si sa. Bene, tu puoi vedere gli impiegati che possono specializzare. Ok, vabbè, questo l'avevo capito. Gli impiegati hanno un certo valore di energia e morale. L'energia è consumata mentre lavorano e recupero quando sono fermi. Quando l'energia va a zero il morale va giù e quindi è tempo di recuperare. Va bene. Tutto è chiaro, grazie. Va bene, comprando nuovi ingredienti, nuova roba, lui dice, ah, sei libero di fare quello che vuoi. Va bene. Cos'è questa cosa qua? Finishing tutorial. Vabbè. Cioè, praticamente io premo play, lui ci dice finishing tutorial. Ok, ma il tutorial si faceva dal menu panel. No, no, non è il menu panel. Era il... Dov'è? L'ho perso. Policy, eccolo qua. Era qua. Ok. Cioè, praticamente così. Abbiamo finito. Qua ci sono i soldi, qua c'è tutto. E adesso in poi, praticamente, siamo liberi di fare quello che vogliamo. Noi possiamo aprire il ristorante. Loro hanno un bilanciamento di salute. Questi sono stanchi. Quindi a questo punto, dato che sono stanchi, noi andiamo qui e... Come si fa a chiudere il ristorante? Cioè, se io adesso vorrei dire stop, metto in idle. Kitchen cleaning, toilet cleaning, staff, flyers, billboard, decisione. Dovrebbe essere qua, no? Cioè, se io adesso volessi dire chiudo il ristorante. Restaurant panel, forse qui? Ah, eccolo qua, chiudi il ristorante. Cosa vuol dire? Questa opzione di ristorante sarà chiusa alla fine del giorno. Sì, 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 questa qua. Clicca! Non me lo fa cliccare, maledetto. Ma così... Cattivo proprio. Io sono l'executive chef. Ok, bene. Non so come chiudere il ristorante, però questo gameplay è già durato... parecchio. Ah, lui dice di aprire il task panel. E qual è il task panel, scusa? Non so qual è il task panel. È pieno di menu. Ma qual è il task panel? Va bene. Ah, era quello. Questo qua. Che task panel c'è scritto character living, vabbè, bla 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 bla. Ok, customer cheapskate, va bene, vegetali, tanta roba, ci dice cosa fare, va bene. Ok signori, io direi che possiamo chiudere qui questo gameplay, è durato veramente abbastanza, è molto più lungo del solito. Spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate capito di più da questo gioco. È una preview, è come tutte le preview, non lascerò nessun commento. L'unica cosa che però mi sento di dire, ed è solamente un'opinione personalissima, è che c'è molto poco da amministrare. Sembra tutto un'amministrazione via menu piuttosto che un'amministrazione vera e propria di gameplay. Ovvero, io mi aspettavo che, tipo, lui è fermo, non sta facendo niente, almeno... o governare il mio personaggio fino a quando non arrivavo a prendere uno chef a pagamento e diventavo il manager, quindi non facevo più niente, magari parlavo con i clienti, o almeno avere una gestione, diciamo, degli ordini, quindi quale fare il tavolo prima, il tavolo dopo, magari c'è il cliente che magari è un po' più
ha più fretta e quindi mettere avanti la sua comanda, ma non mettendo avanti la comanda del cliente che ha più fretta, magari chi è arrivato prima di lui si potrebbe incavolare perché gli passi davanti, quindi farlo in doppio, diciamo una cosa del genere. Purtroppo non ho visto questo e non lo so assolutamente, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti e vi ricordo che per supportare questo canale basta un like, un commento e se vi va iscrivetevi al canale, è sempre cosa gradita. E come sempre, siete mitici, alla prossima. Bye bye!